Vi state preparando per la festa della Madonna di Portosalvo, ecco, giorno 8, giorno 8 sì. Ci sarà la processione. Ecco, voi siete capi buttatori della Madonna, così? La portiamo a spalle più che altro. Cominciamo a partire dalla sotto verso qua, piano piano, tratto trotto, e poi facciamo la corsa. Diciamo la fuitina. Ecco, oggi fate questo, perché lo fate questo? Per fare un pochettino di festa, eppure per fare dei contributi per questa varia. Siamo noi portatori, siamo in tutto 300 portatori e ogni anno siamo sempre di più. Come nasce questa passione, questo voto per la Madonna? Vedi, io già ho il pelorezzo, diciamo, però è una passione che ci abbiamo dentro. Tutti di noi aspettiamo con ansia che arriva l'8 settembre, e è una cosa più forte di noi. Non riusciamo a staccarci di questa qua. Io sono pure un marittimo e sono fuori, dalle volte l'8 settembre sono sempre fuori. Quest'anno sono qua e ringrazio la Madonna che di esserci qua. Si è devoto tutti l'anno, tutto sì. L'anno, però in particolare quando viene settembre si è di più. Abbiamo una cosa dentro che tipo che ci sprone e così, va. L'allegria che ci sta è tutto qua. Ecco, un'allegria perché viene la festa di Madonna, un'allegria perché è festa di Madonna. Ovviamente sì, è un'allegria, aspettiamo con ansia questa festa ed ecco il risultato, allegria. Cosa vi sentite addosso? È un qualcosa di inspiegabile, un qualcosa che nasce dentro di noi. Essendo cresciuti in questa parrocchia la sentiamo tantissimo la festa, e quando arrivano questi giorni viene già la pelle d'oca solo a parlarne, quindi è un'emozione indescrivibile. Don Giovanni raccoglie la cittadinanza, voglio dire. Sì, in maniera perfetta, è un parroco, non ci sono parole per descriverlo. Sono i portatori, 220-230 portatori, giovani volenterosi che da tantissimi anni stanno insieme con grande fede prima e poi la devozione alla Madonna, e loro sono i protagonisti per nove giorni, cominciando dal giorno 30 fino al giorno 8. Questi colori proprio dei portatori sono visibili per tutte le vie un po' della nostra marina, con le loro attività, le varie iniziative che fanno, raccogliendo tutta la città e anche persone dei paesi vicini a noi, limitrofi, convergono tutti sulla marina di Gioia Tauro. Oltre alla fede che hanno questi giovani ragazzi, ma anche lei coinvolge questi giovani. Oltre la fede, la devozione, hanno anche la pulizia morale, molte, la legalità, perché hanno superato, bisogna dire, questo scoglio giusto, doveroso. Il nostro vescovo ci tiene che prima di tutto sono moralmente sani, sono legalmente sani, degni di stare sotto la Madonna e di portare la Madonna. Devono essere cristiani trasparenti, veri e autentici. Ricordiamo l'appuntamento giorno 8 per la processione. Sì, giorno 8 c'è la processione, prima c'è la messa alle 17, alle 18 questi portatori, si vede questa bellissima ondata proprio di bianco celeste, portano la Madonna sulle spalle, prima a terra e poi si imbarca la Madonna a mare per la processione al mare. Andremo fino all'imborco del porto, quindi la Madonna si affaccerà su questa area a noi cara, dove tutti pregheremo perché il porto veramente apra le sue porte e sia veramente volano e sviluppo della città, ma non solo della città, ma anche della piana e dell'intera regione Calabria. Uno, due, tre, e via!